Lo Spezia in questo momento vale il Real Madrid. Le parole di Gasperini alla vigilia estremizzano un concetto che l'Atalanta ha nel DNA. Tutte le partite contano, soprattutto in questo momento. Buonasera gentili radioascoltatori, buonasera e benvenuti all'ascolto della radiocronaca del secondo anticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A, che si gioca al Gavi Stadium di Bergamo e che vede in campo Atalanta e la Spezia. Un match che assolutamente non si giocherà a risparmio. Non lo farà, lo abbiamo detto, la Dea, ma non lo farà nemmeno il coraggioso Spezia di Vincenzo Italiano. Qui non mancano assolutamente personalità, pericolosità e spregiudicatezza, soprattutto con le grandi. In questo momento, tra l'altro, Gasperini e Italiano si stanno proprio parlando dopo essersi abbracciati con la mascherina, ovviamente segno di grande stima da parte dei due tecnici di una sfida che sarà senza dubbio più combattuta di quello che non dice la classifica. A Real Madrid comunque penseremo da domani, questo il mantra in casa Atalanta. Incombe ovviamente lo spettro dello scontro di ritorno per quello che riguarda gli ottavi di Champions League proprio contro i Blancos, ma l'Atalanta ha voglia di riprendere la corsa in campionato, perché il KO con l'Inter dell'ultimo turno ha interrotto una striscia di 4 vittorie di fila. I neroblu ora in classifica sono quinti a quota 49 punti, uno in meno della Roma, quarto posto, che è l'ultimo slot per la Champions League e che è l'obiettivo della squadra di Giampiero Gasperini per il campionato. Dunque poco turnover. Lo Spezia dal canto suo invece ha già fatto vedere letteralmente che non ha paura di nessuno, perché nel suo anno da matricola, pensate, ha già battuto Napoli, Sassuolo e Milan in campionato. Peraltro quello con Milan è stato l'ultimo successo della squadra ligure lo scorso 13 febbraio. 2 sconfitte e 2 pari nelle ultime uscite, l'ultimo l'1-1 con il Benevento, risultati che valgono il 16° posto in classifica a quota 26 punti, 6 in più del Torino che è quart'ultimo, che ha però 2 partite in meno. Dunque non c'è da stare tranquilli neanche per lo Spezia, non credo a un'Atalanta distratta, le parole di Vincenzo Italiano, ma noi non dovremo assolutamente cambiare la nostra identità. Un calcio da fermo che viene battuto da una trentina di metri rispetto alla porta dello Spezia. Siamo spostati nel settore di sinistra, diciamo, rispetto alla porta appunto di Zoetta. Siamo molto lontani dalla porta, da lì probabilmente il tentativo sarà quello di andare a scudellare il pallone al centro dell'area di rigore per un possibile inserimento di testa da parte di un giocatore dell'Atalanta. E così la palla spiove, il colpo di testa e la palla che finisce larga non di molto, colpo di testa in mischia di Pasalic, se non abbiamo visto male. Sì, è proprio così, è l'88 dell'Atalanta ad aver toccato il pallone spizzandolo, andando ad anticipare il proprio marcatore che se l'era francamente perso. La palla fuori non di molto in vero rispetto alla porta di Zoetta, non è riuscito a dare angolazione, anche perché la palla è stata colpita più che con la testa, con la nuca, questa quantomeno è la nostra impressione. Fatto sta che è riuscito nell'intento di anticipare il suo marcatore, ma non in quello di mettere la palla all'interno dello specchio della porta. Vignali cambia gioco, va a sinistra da Marchizza, il pressing su Marchizza da parte del centrocampo dell'Atalanta, segnatamente nella persona di De Ron, costringe il difensore della squadra ligure a ripartire ancora dal portiere, che si avventura in un dribbling nei confronti di Ilicic, infatti sbaglia tutto, deve uscire fuori dall'area, la porta è vuota, Ilicic limita l'area di rigore, la respinta di testa da parte di Erlic che va a salvare quello che era un gol certo, ha rischiato di combinare un pasticciaccio Zoetta andando ad avventurarsi in un dribbling su Ilicic, di lancio poi in avanti, per forza di cose è stato impreciso la conclusione da fuori dell'Atalanta e la respinta di testa da parte della difesa dello Spezia deve evitare una capitolazione con la porta oramai vuota. Rischio clamoroso e forse, se vogliamo, anche inutile, diciamo, corso dallo Spezia in questa fase, che è riuscita a salvarsi non senza affanno. Maggiore che va a cercare Nzola, Nzola ridà il pallone a Maggiore, siamo sulla tre quarti offensiva dello Spezia, sfera indietro per Ricci che alza la testa, serve Leosena che a sua volta allarga nella zona di Verde che recupera il pallone non senza difficoltà e poi cerca l'imbucata al centro per Ricci, la conclusione di Ricci, la risposta di Sportiello, azione velocissima, la palla resta ancora lì, poi il tentativo di Verde che finisce a terra, tutto regolare secondo il direttore di gara, azione in velocità da parte dello Spezia con la conclusione di Ricci sull'invito del centrocampo dello Spezia e la risposta con i pugni di Sportiello che è andato a neutralizzare la minaccia. Ricci era da buona posizione, avrebbe potuto anche cercare di angolare di più il pallone, è andato con il piatto destro sul primo palo, precisissima l'imbucata dobbiamo dirlo di Verde, la risposta di Sportiello e poi Palomino che è andato a neutralizzare anche il possibile calcio d'angolo, palla che viene recuperata dallo Spezia ma nuovamente poi dall'Atalanta che con il pressing di Pasalic riesce a recuperare un pallone interessante, allora prova a distendersi con Pasalic che mette in mezzo un pallone, attenzione ancora Pasalic, il gol dell'Atalanta, Pasalic su assist dalla destra raccoglie il pallone all'altezza del disco del calcio di rigore e va a realizzare il gol dell'1-0 per la Dea all'ottavo minuto della ripresa. Atalanta
1, Spezia 0. Pasalic è andato a servire Ilicic, che gli ha poi ridato in mezzo il pallone e non ha potuto sbagliare, ha raccolto la sfera all'altezza del dischetto del rigore, ha avuto il tempo di stopparla e di piazzarla sul primo palo, a incrociare con il piattone destro il gol dell'Atalanta, che dunque va a passare in vantaggio. L'assist preciso questa volta di Ilicic, una sorta di triangolazione tra Pasalic e Ilicic, che ha avuto esito, ha avuto buon esito con il piattone finalizzato da parte del giocatore con la maglia numero 88 dell'Atalanta, che va dunque a realizzare il gol dell'1-0, il gol numero 3 del campionato del giocatore croato, e a sbloccare una partita altrimenti bloccata per la Dea. E allora è cambiato il risultato: Atalanta 1, Spezia 0. Il gol realizzato al nono minuto della ripresa da Mario Pasalic su assist di Josip Ilicic a sbloccare la partita. Vedremo ora che cosa succederà, che cosa cambierà nella partita, perché l'Atalanta ora ha spazio per distendersi. Il traversone dalla destra a cercare l'inserimento in area di Gosens, che poi va indietro da Muriel. Il tentativo di Muriel, il grande gol di Muriel, raddoppio dell'Atalanta con Muriel, che raccoglie l'assist a il tempo anche in questo caso dall'altezza dello spigolo basso dell'area di rigore di piazzare l'interno destro per il gol del 2-0, micidiale 1-2 della Dea. Nono e undicesimo minuto, il raddoppio dell'Atalanta con Luis Muriel a sigillare il 2-0. E allora, abbiamo detto, la partita potrebbe cambiare con il gol realizzato da Mario Pasalic. Il raddoppio di Muriel va subito ad essere una mazzata assolutamente bestiale per lo Spezia, che si trova ora un Everest da scalare con i due gol da recuperare, l'1-2 micidiale in avvio di ripresa. Pregevole, dobbiamo dire, l'esecuzione di Muriel, che è andato a raccogliere l'imbucata di testa da parte di Robin Gosens e ha avuto il tempo, qui in questo caso dormita da parte dei due centrali, dobbiamo dire, della squadra ligure, che hanno lasciato lo spazio al colombiano di prendere la mira e piazzarla con l'interno destro laddove Zot non poteva arrivare. Allora 1-2 micidiale dell'Atalanta, Atalanta 2 Spezia 0. Le reti al nono e all'undicesimo minuto di Mario Pasalic e Luis Muriel. E poi chiedo scusa Antonello, c'è il terzo gol dell'Atalanta ancora con Mario Pasalic al 28esimo, Atalanta 3 Spezia 0, la doppietta di Mario Pasalic. A te Antonello. D'accordo, Bergamo. Dove siamo per arrivare alla mezz'ora del secondo tempo, siamo al 29esimo ed è cambiato il risultato: Atalanta 3 Spezia 0. Cioccolatino quello servito da Duvan Zapata a Mario Pasalic all'interno dell'area di rigore, sbaglia forse il fuorigioco dalla linea difensiva dello Spezia. Pasalic si è trovato praticamente solo davanti al portiere della squadra ospite Zet, e con tutta calma di piatto destro è andato a trafiggerlo per il più facile dei gol. 3-0 Atalanta 3 Spezia 0. A questo punto possiamo dire che la partita per la Dea è assolutamente in ghiaccio, e Stevez, che potrebbe anche andare alla traversone, alza infatti la traiettoria, palla profonda che viene comunque recuperata dallo Spezia, e poi Stevez per l'appoggio nei confronti di Farias. C'è il gol, ma potrebbe esserci anche una segnalazione da parte del guardaline, perché il giocatore non esulta. È così invece, c'è il gol del 3-1 per lo Spezia, che accorcia le distanze. Il tap-in vincente da parte di Farias, se non avete di Piccoli, è lui che è stato l'ultimo uomo a toccare il pallone al termine di un'azione abbastanza confusa. Traversone dalla destra, il pallone che viene poi rimesso in mezzo, ancora il controcross da parte di Estevez per il tapin di Piccoli sotto porta, che va a realizzare il gol del 3-1. Atalanta 3 Spezia 1. Lo Spezia che va ad accorciare le distanze sull'Atalanta, restano comunque ancora due i gol da recuperare. Siamo arrivati al 37esimo della ripresa, Atalanta 3 Spezia 1. Mette attenzione, riparte velocissima l'Atalanta con Zapata solo davanti a Zoet, sbaglia la conclusione, la chiusura di Zoet, che con i piedi va ad interrompere la traiettoria del pallone. Zapata si divora il gol del 4-1, del possibile 4-1. 48:30 sul cronometro, lo scambio con Toloi, che in posizione centrale va a mettere in movimento anche lo stesso Pessina, che potrebbe andare alla conclusione. Allarga per Ruggeri, che mette al centro il cross, il colpo di testa, la grande respinta del portiere, serie di batti e ribatti in area di rigore. Il colpo di testa era stato di Deron, che aveva provato a trafiggere Zot, la respinta del portiere della squadra ospite a neutralizzare quella che poteva essere la possibile occasione del quarto gol per l'Atalanta. Spezia che recupera il pallone, siamo un minuto oltre i tre minuti di gioco di recupero decretati dal direttore di gara, ma si continua a giocare con lo Spezia che manovra a centrocampo. Pallone per Erlich, siamo alle battute finali di questa sfida. Il pallone lanciato lungo a cercare Farias, che non può arrivarci, sfera che finisce in maniera pacifica
lunga tra le braccia del portiere dell'Atalanta, Sportiello, che la controlla e poi va a servire i propri compagni di reparto. Romero che va da Palomino, e su questo scambio, dopo 4 minuti di recupero, si conclude la partita del Gavis Stadium. Atalanta 3, Spezia 1. Rapidamente la successione delle reti, tutte nella ripresa. Al nono Pasalic, il raddoppio all'undicesimo di Muriel, al ventottesimo, il terzo gol ancora di Pasalic, doppietta personale per lui, il definitivo 3-1 al minuto numero 82 da Piccoli. Con questi 3 gol l'Atalanta supera momentaneamente la Roma e va a salire in classifica a quota 52 punti, al terzo posto a pari merito con la Juventus, che però ha una partita, anzi due partite in meno, perché ci sarà anche il recupero con il Napoli. Lo Spezia resta in quindicesima posizione a quota 26 punti.